Allora, buon pomeriggio, riprendiamo il lavoro per questo seminario, la terza e ultima parte. Abbiamo parlato nella prima parte un po' anche su queste tradizioni. Mi dicono che non si sente Non si bene. sente, questo Si dovrebbe sente? essere, è attivato Si sente adesso. ora? Chiedo alla platea online. Potete scrivere sulla chat. Sì, si sente. Ok, va bene. Stavo dicendo che avevamo parlato nella prima parte un po' sulla tradizione di questa disciplina. Ci sono cambiamenti, anche rotture, eppure ci sono dei sviluppi anche sotterranei che continuano, no? E torna qualcosa che magari sembrava di appartenere al passato, invece torna in qualche maniera come teoria. E proprio per questo è così importante di studiare anche la storia di queste discipline per evitare di cadere nelle trappole diciamo, di ingenuità, di teorie già ampiamente trattate che oggi vengono presentate come una cosa nuova, invece nel passato sono state discusse anche sul livello molto più ampio o più profondo. A Vienna, per esempio, c'era ancora negli anni 80 Walter Hirschberg, che era un allievo di questi studiosi, e lui era allievo diretto di Wilhelm Koppers, quindi a sua volta allievo di Wilhelm Schmidt, che abbiamo menzionato, e che ha riformulato una propria teoria di etnohistorie, portato avanti anche da studiosi più giovani come Vernhardt, ma anche il molto più importante Christian Fest, che lei forse ha incontrato, Ne studioso abbiamo parlato. dell'America del Nord, e poi si è arrivato invece alla definitiva rottura con questa tradizione. Non a caso all'epoca si chiamava ancora Völkerkunde, poi è stato rinominato, e la persona che ha portato il cambiamento definitivo è stato André Gingrich. Anche dalla sua formazione, è stato in America, perciò non a caso perché è un ramo della sua famiglia, Gingrich, viene dall'America, e lui ha trasformato l'istituto di Völkerkunde in istituto di antropologia sociale e culturale, e quindi con tutta un'altra adesso impostazione. E questo menziono anche per invitarvi di partecipare a un altro bando che avremo in autunno con la partecipazione di due antropologi, Adriano Favole, antropologo italiano, e appunto questo André Gingrich. Avremo il grande onore di avere André Gingrich qua con noi in autunno. Lui parlerà sul suo campo di ricerca, non parlerà diciamo, adesso sulla storia della disciplina, anche se lui ha portato avanti progetti molto importanti sulla storia dell'antropologia, essendo anche lui è stato anche il direttore fondatore dell'Istituto dell'Accademia Austriaca delle Scienze per l'Antropologia Sociale. In questa funzione lui ha avviato un lunghissimo progetto della ricostruzione dell'antropologia nel Novecento, toccando anche quel periodo delicato del nazismo e il periodo dopo, che per molto tempo è stato rimosso, e sono proprio negli ultimi anni sono usciti diversi volumi su questa storia, e quindi anche su questo lui ci potrebbe raccontare tante cose. Ma lui parlerà invece sull'Arabia Saudita e sul Yemen. Lui è uno specialista sul Yemen, proprio quella zona dei Houthi che oggi sono tutti i giorni nel telegiornale, perché lui già negli anni 80, 70, 80 ha fatto ricerche lì, quindi sarà molto interessante. Noi abbiamo programmato questo seminario ancora prima dell'escalation, quindi non pensavamo diciamo, di portarlo, ma
si intrecciano diciamo, sui studi con considerazione anche sulla geopolitica, quindi sarà molto interessante. Quindi vi invito di concorrere anche per questa borsa in autunno, visto che avete già fatto questa prima parte, e adesso do la parola. Prego. Grazie, avete veramente dei programmi ricchissimi, si vede anche dal libretto che mi hanno fatto vedere. È anche raro trovare un istituto in Italia, ma vorrei dire anche altrove, che sia capace di darvi un'idea tanto, tanto varia e tanto aperta del panorama culturale e anche storico. Allora, arriviamo alla terza parte e ultima, grazie a Dio, dei nostri seminari. Come vedrete c'è stata proprio una sorta di progressione. Quest'ultima parte sarà un po' più teorica, spero che non vi sembri troppo disconnessa, perché finora siamo rimasti, come dicevo, legati alla terra, molto molto vicini al senso della terra, come ci insegna Nietzsche, e adesso facciamo il balzo e spero che non vi sembri troppo distaccato, spero di averlo preparato sufficientemente. Allora, stamane ci eravamo lasciati affrontando la questione del mare e l'elemento liquido in geografia, che aveva permesso a Friedrich Ratzel di ripensare le categorie di limite, mentale, fisico, confine, orizzonte, ma anche quelle di relazione e comunicazione. Abbiamo visto come per Ratzel la geografia non sia la mera descrizione della Terra, dunque geografia fisica, geografia statica, essa è infatti pensata in relazione all'uomo e al rapporto reciproco di Wechselwirkung che esso intrattiene con il suo ambiente. Abbiamo dunque visto come la geografia non possa non costituirsi come scienza storica, poiché essa deve tener conto dell'elemento dinamico insito nel rapporto dell'uomo con il suo ambiente. La dinamica orizzontale della descrizione sulla vastità della Terra, della distribuzione della popolazione, dell'uomo sulla Terra, e quella verticale o storica che vede l'elemento temporale tra i fattori decisivi per una corretta descrizione dell'ambiente, dell'uomo e delle trasformazioni che subisce e che determina. All'intersezione tra questo approccio statico e questo approccio dinamico c'è il concetto di migrazione. La migrazione necessita tempo, è uno spostamento di una popolazione che cambia anche la configurazione di una regione. In questa ottica si è mostrato come non vi siano veri ostacoli fisici alla diffusione dell'uomo sulla Terra, ma si è anche visto quanto forti e determinanti siano i limiti ideali, gli ostacoli culturali che l'uomo si impone. Abbiamo poi affrontato un altro concetto fondamentale della geografia antropica, quello di strada, via di comunicazione, vie d'acqua, abbiamo parlato delle vie d'acqua, i fiumi, delle rotte, i percorsi tracciati via terra, le piste nel deserto e tutte le aree che uniscono i territori che attraversano sono considerate dalla geografia antropica come luoghi pulsanti, bande, no? Abbiamo visto luoghi di influenza, che conferiscono vita ed azione ad un orizzonte geografico altrimenti inerte. Vediamo un'altra bella citazione di Ratzel: le strade sono dei ponti gettati sopra... Mi pare che non è condivisa. Ah, non è condiviso? Ah, sì, scusatemi. Sì, sì, ho dimenticato. Gli automatismi sono la prima cosa che si perde a una certa età, eh? Ah, sì, sì. Benissimo. Ok, allora devo riprenderlo, però. Ecco, fermo. Sì, adesso dobbiamo camminare, un attimo. Ecco la citazione. Le strade sono dei ponti gettati sopra le lacune dell'umanità. Nelle interruzioni che la diffusione dell'umanità sulla Terra ha sperimentato, in quei luoghi che sono inabitabili o abitabili solo temporaneamente, vediamo l'umanità frammentata geograficamente in un gran numero di masse umane separate. Su una carta non possiamo rappresentare tutti gli uomini che in ogni momento attraversano i mari o i deserti, che scalano le montagne e che creano così un legame tra quelle parti dell'umanità che vivono separate. Le strade, ci dice Ratzel, prima ancora che dei luoghi, uniscono delle persone.
Non si costruisce una strada attraverso una foresta vergine o un deserto per niente. Lo si fa per allargare le ecumene, per condurre degli uomini in nuovi luoghi o per unire parti dell'umanità ancora separate. Ora, la parte finale di questa citazione ci mette di fronte a un problema. Il geografo può certo tracciare una carta della geografia fisica, statica, del mondo, così come esso appare, con le coste, i fiumi, i laghi, i monti e quant'altro, può anche, come fecero i polinesiani, le abbiamo viste, o i cartografi della Poitingeriana, tracciare una carta simbolica della relazione dell'uomo all'ambiente, rendendo cartograficamente strade, città, opere artificiali che modificano l'ambiente. Ma quel che non possono rappresentare sono giustamente gli individui, l'umanità nella sua reale frammentazione, poiché ciò che chiamiamo umanità è composta di uomini e donne, portatori di idee, concezioni, aspirazioni. La grande ambizione dell'antropogeografia di Ratzel è niente po' di meno che rendere conto anche di questo, di tracciare cioè una cartografia dell'umanità che renda visibile uno dei fattori più importanti della geografia, la presenza situata storicamente e geograficamente di umanità, di una umanità che manifesta una vita spirituale ricca e varia, una vita spirituale che le conferisce quella variabilità e quella colorazione che sono evidenti all'occhio dell'etnologo. La grande esplosione di mondo e di cultura che appariva agli etnologi dell'Ottocento. Come scienza umana, la geografia non può dunque non divenire, e mi scuserete questa ennesima tautologia, una antropologia. Il primo postulato, questa è una citazione da Bastian, il primo postulato di una scienza dell'uomo è lo studio dell'evoluzione storico-culturale che presiede allo sviluppo della civiltà, una fisiologia dell'organismo spirituale. E detto da uno come lui, che giustamente di fisiologia in senso veramente materiale si era occupato, è una bellissima e molto forte affermazione. Stamane avevamo parlato della nascita di questa disciplina, ad a partire dagli studi dei medici, fisiologi e naturalisti, interessati a fornire una descrizione dell'animale umano come parte integrante della natura. Abbiamo anche accennato, anche più di un po' che accennato, alle teorie del milieu, che riconoscevano nei fattori climatici e geografici alcuni degli elementi più importanti per descrivere lo sviluppo dell'uomo sulla Terra, che veniva infatti descritto in termini di graduale acclimatazione e di progressivo adattamento al milieu. Vi avevo già accennato però alla risposta critica che questi autori che stiamo affrontando davano a questo genere di approcci quando essi radicalizzavano l'influenza del milieu fino ad assestarsi su posizioni che chiameremo oggi di determinismo naturalista. Per gli autori di cui abbiamo parlato e per altri di cui non parleremo, non si può ridurre l'esperienza umana sulla Terra ad un mero calcolo dei fattori geografico-climatici. Il vero fattore determinante è quello culturale, che in ogni equazione uomo-mondo porterà sempre a ogni ricalcolo a risultati diversi e inaspettati. Alfred Kroeber, che abbiamo già citato in più occasioni, eccolo qua, radicalizzerà questo approccio identificando la cultura quasi come un mondo a part'entière, come uno dei regni naturali accanto agli altri, e ne sottolineerà la sua indipendenza dalle mere cause naturali, dal meccanicismo naturale, definendola come superorganico. Ora, permettetevi una breve pausa, perché mi rendo conto che appunto stiamo facendo un salto piuttosto grande dall'approccio che abbiamo avuto nelle prime due lezioni. L'affresco che vi sto delineando della geografia e antropologia tedesca della seconda metà dell'Ottocento vi potrà sembrare a tratti contraddittorio. È vero che tante tendenze coesistevano ed è molto difficile seguire una rotta bianco e nero, come spesso fanno molti studiosi di oggi, trovando una bella formula per identificare un'intera corrente o una congerie di autori così, così diversi. Abbiamo visto dei naturalisti e geografi che affrontano per la prima volta una descrizione sistematica delle relazioni uomo-ambiente e dell'intimo legame esistente tra sviluppo storico e fattori geografici. Ratzel in questo
è stato chiarificatore. Ci troviamo ora di fronte a dei veri e propri filosofi che teorizzano e praticano una concezione della cultura come superorganico, sovrastorico, sovraindividuale, quali ne avremmo viste tra gli idealisti tedeschi o in un Burckhardt, ad esempio, e come ne vedremo più avanti anche in Spengler e in altri autori dell'inizio del secolo. Se avremo occasione, ma questo sarà sicuramente in un altro seminario, oggi accenneremo a Frobenius in un paio di occasioni, ma non mi concentrerò su di lui, potremmo fare un bel viaggio nella mente quasi fantastica di questo straordinario autore che è antropologo, che si autodefiniva come un allievo ideale di Friedrich Ratzel, in realtà era un autodidatta duro e puro. Frobenius è una figura culturale di impatto gigantesco, non solo per la sua disciplina, che spesso preferiva non citarlo o quantomeno non riconoscerlo, è stato letto da poeti, storici, è stato una delle figure ispiratorie di qualcuno come Kereny, per Ezra Pound, per lo stesso Jung, quindi stiamo proprio parlando di una figura chiave di inizio secolo, e tra le tante altre cose che ha fatto ha ispirato Indiana Jones. Questa forse è una cosa che non tutti sanno, ma che come potete vedere dal cappello è vera. Ora, Frobenius, che è un etnologo di primo calibro, tra i più ricchi e dotati, ebbe uno dei primi fonografi a disposizione per registrare, ad esempio, proprio all'inizio del secolo, i racconti o i canti delle popolazioni africane, fece moltissime spedizioni estremamente organizzate, molto lunghe, con squadre, intere e proprie squadre di disegnatori, registratori, quindi è veramente alla base delle nostre conoscenze sull'Africa, la gran parte ci sono venute innanzitutto da Frobenius, ma lui è anche, e definiva se stesso, uno storico culturale, e la sua teoria, è la teoria della morfologia culturale che ci viene da Frobenius, aveva ambizioni sistematiche, enciclopediche, e di poter tracciare una sorta di storia di questo organismo spirituale dagli albori della coscienza umana fino alle più recenti sviluppi della nostra scienza. Ecco. Ma come vi ho detto, rimaniamo un pochino più ad annoiarci, sebbene spero non vi annoiate troppo, e con questi nostri barbuti, baffoni, barbosi. Vorrei però anche spezzare una lancia a favore di quello che veniva definito grandemente a torto il sesso debole. Forse da quello che vi ho raccontato in questi due seminari avete avuto l'impressione che sia un gioco da maschi, essenzialmente. Non è così, ci sono state moltissime donne nello sviluppo di questi, anche in questi primi sviluppi dell'antropologia, spesso in posizioni subordinate. Frobenius è tra i primi, oltretutto, a dare larghissimo spazio alla componente femminile, le disegnatrici che venivano con lui per raffigurare, erano le migliori in disegno e che quindi venivano con lui per raffigurare gli oggetti che trovava, ma basta andare un pochino più avanti, proprio di un paio di decenni, in un contesto un pochino più moderno, emancipato, per trovare due figure di questo calibro come Ruth Benedict e Margaret Mead, che sono due capisaldi della storia dell'antropologia e che si ispiravano moltissimo anche a questa tradizione. Anche questa è una bellissima storia che verrebbe la pena di raccontare, ma ritorniamo un attimo a noi. Vediamo più in dettaglio in che maniera la cultura si possa iscrivere in questo quadro antropogeografico e, per di più, in posizione dominante. L'antropologia storico-culturale o diffusionista, tenete ancora un attimo presente queste due definizioni, le spieghiamo con più precisione tra poco, sviluppata da questi autori, definisce i suoi scopi scientifici più o meno nella maniera seguente, se vogliamo trovare una sorta di definizione. Essa è finalizzata allo studio delle culture umane che tenga conto della loro distribuzione e della loro storicità nelle dinamiche geografiche, quindi i vettori di cui abbiamo parlato stamattina, chi, quando, dove e soprattutto come. Ci si interessa dunque all'uomo tutto intero come corpo e anima,
o come corpo più anima nel suo sviluppo storico-culturale. Visualizzato in un grafico, ve lo mostro con più precisione, abbiamo dunque le coordinate spazio-tempo che rispondono alla domanda quando, van e dove, vo, e se ci restituiscono le dimensioni orizzontale, geografica e verticale, storica o genetica dell'antropologia. Abbiamo poi il ver, il chi, che si rivelerà un fattore molto problematico, probabilmente anche all'origine del cambio di nome di cui parlavamo poco prima, da Völk a psicologia, da Völk a Kunde a qualcos'altro, perché chi è, no? Questo l'attore di questo sviluppo storico-geografico di cui stiamo parlando. È l'uomo in quanto tale? È il tipo antropologico, questa definizione che Bastian aveva preso dalla chimica? Oppure è l'uomo nelle sue configurazioni culturali, temporanee, di cui parlavamo stamattina? Ma allora che tipo di configurazione? Gruppi umani? Quanto ampli? I popoli? Le etnie, le razze, questo termine che gode di fama terribile dopo l'ultima guerra. Sospendiamo un attimo il giudizio, ci ritorneremo più avanti. Ma l'elemento più importante di questo diagramma è proprio la curva rossa, che rappresenta la cultura. Essa è il vero oggetto dell'antropologia, poiché essa, paradossalmente, l'unico fenomeno davvero visibile e osservabile che ci permette di tracciare questo diagramma. È la cultura, infatti, che ci permette di rispondere alla domanda vi, alla domanda come, al come l'umanità si sia distribuita storicamente sulla Terra e tuttora continui a spostare i suoi punti su questo infinito diagramma, infinitamente implementabile. Geografia, antropologia, antropogeografia sono scienze storico-culturali e questo mi viene da dire nel rispetto della grande tradizione tedesca di questo secolo, da Goethe ai fratelli Grimm, al metodo storico-critico di Carl von Savigny, fino al metodo anche della filosofia, della filologia storico-critica, da cui anche è stato preso poi il nome storico-culturale, di un Wolf, di un Böck, storici come Ranke, Burckhardt, perfino Droysen. Questo è il grande secolo della storia in Germania e certamente l'antropologia non sarà da meno, anzi farà incetta degli strumenti concettuali della scienza storica. Gli antropologi della scuola storico-critica studieranno le culture nella loro materialità, anche nel dettaglio, gli artefatti e spiritualità, i miti e le concezioni. Come i filologi studiano i testi antichi, si potrebbe quasi dire che si ponevano di fronte a una cultura, come noi ci poniamo di fronte a un testo antico, cercando di studiarne i diversi livelli interpretativi, la stratificazione testuale, la genetica testuale che permette di rilevare elementi differenti. Si studia la grammatica, si studia la sintassi, si studia anche, si cerca di trarne fuori un'ermeneutica che può portare a diversi livelli di interpretazione. Tra i vari metodi ci sono quelli comparatisti, che permettevano di fare delle analisi sinottiche, quindi di vedere in contemporanea elementi di culture molto differenti o in epoche completamente differenti per riuscire a trovare delle somiglianze che facessero senso. Troviamo addirittura degli alberi stemmatici, lo stemma codicum che era utilizzato in filologia viene riutilizzato da questi autori, anche da antropologi più recenti, per tracciare le derivazioni di singoli elementi culturali, di elementi morfologici in particolare, le derivazioni genetiche di questi elementi culturali o di tradizioni o di lingue, eccetera. Faccio un'altra piccola pausa, vi ho parlato, ne abbiamo parlato fin dall'inizio, di questa grande comunicazione tra le discipline nell'Ottocento, poiché i confini non erano ben tracciati. Alla fine dell'Ottocento non solo i confini iniziano a tracciarsi, ma si sente anche il bisogno in qualche modo di definire con più precisione quali sono i corretti strumenti da applicare a ogni disciplina. L'Ottocento però è interessante perché non ha ancora perso la speranza, la fiducia di poter avere un sapere enciclopedico. Uso enciclopedia non a caso, non è un termine solamente generico, che capite tutti perché
possedere un'enciclopedia significa possedere tutto il sapere, è un termine tecnico. Enciclopedia nella filologia classica, ma già a partire da Hegel, è una sorta di metodica, non è esattamente un manuale in 18 volumi nei quali a ogni parola corrisponde una descrizione, ma è considerata come un metodo per navigare all'interno delle conoscenze che ormai si sono accumulate. Quindi abbiamo gli enciclopedisti francesi che cercavano di sistemare quasi lemmaticamente il sapere e nell'Ottocento tedesco, a partire dai filologi classici, si cerca un metodo per navigare all'interno di questo sapere. Tra le enciclopedie e tra le metodiche che vengono scritti, i metodi, un'altra parola per strada, no? Per navigare, per muoversi all'interno del sapere, che vengono scritti alla fine di questo secolo, troviamo delle somiglianze più che di famiglia tra le diverse discipline. In particolare, c'è il metodo di Bernheim, che è un metodo per la storia della filosofia, in qualche modo, e per la filosofia della storia anche. Il metodo di Karl Lamprecht, che si chiama giustamente il Kulturhistorische Methode. Wilhelm Wundt, di cui abbiamo parlato un po' stamattina, che tra i suoi, nella sua impresa enciclopedica, dedica un volume straordinario alla Kulturhistorische Ethnologie. Grebner, che abbiamo accennato ieri, che ha scritto un metodo di etnologia che è stato poi tradotto da Schmidt e è stato poi diffuso, sebbene non abbia avuto una diffusione molto grande, negli Stati Uniti. Quindi tra le varie discipline ci sono non solamente prestiti lessicali, ma ci sono veramente concezioni comuni di come si debba organizzare un sapere storico. Un sapere che appunto è troppo grande per poterlo riassumere e che non risponde purtroppo alle leggi della meccanica. È molto difficile utilizzare i principi della chimica, come voleva fare Bastian, per cercare di rendere conto della grande complessità, delle grandi variabili, di tutte le variabili di cui abbiamo parlato ad esempio questa mattina, che intervengono in una cultura. Per farvi però un esempio molto preciso dei prestiti effettivi tra queste discipline, quando Grebner scrive il suo metodo per l'etnologia, lo divide esattamente come Böck aveva diviso la sua enciclopedia della filologia classica. Quindi c'è un momento critico che si rivolge alle fonti, alla materialità delle fonti, quindi l'etnologo che si trova di fronte una realtà materiale, degli artefatti, dei racconti, delle appunto registrazioni, quindi qualcosa che deve interpretare e di cui prima deve comprendere la grammatica, la lingua nella quale questi materiali sono stati scritti, e un momento ermeneutico in cui interviene l'interpretazione. E utilizzerà proprio, soprattutto per il primo momento, il termine di diplomatica, che è un termine specifico della filologia classica. La diplomatica è lo studio delle fonti, che permette di gerarchizzare le fonti, di comprendere quale fonte è più importante di un'altra, quale manoscritto è è migliore di un altro, in quale momento storico si situa, più vicino o meno vicino alla fonte, in maniera tale da appunto poter navigare questi giganteschi materiali che altrimenti sarebbero semplicemente un caos di fronte al quale il ricercatore si troverebbe perduto. Ora, alla base della fiducia degli antropologi, della scuola culturale, che si possa rendere conto scientificamente e con un approccio storico critico dell'infinita varietà delle culture mondiali e dei loro singoli componenti, vi è la convinzione che questa varietà risponda ad un concetto debole di infinito. E se sì, infinita, come infinite sono le combinazioni e le articolazioni che una, e immaginate voi, più culture possono sviluppare attraverso i millenni. Ma questa varietà risponde anche a un criterio di finitezza. Essa risponde infatti a delle leggi che regolano il processo di creazione e di creazione culturale. Di più, bisognerà distinguere in antropologia tra creazione in senso assoluto, invenzione, scoperta, ex nihilo, e un grado più debole di creazione, che è la variazione,
La riproduzione libera, e che dunque contiene necessariamente importanti elementi di creazione, di elementi culturali che vengono imitati, presi in prestito, ricevuti, trasformati. I momenti culturali assoluti, come che so, la scoperta del fuoco, momenti tecnologici, no? Di grandi scoperte tecnologiche, la metallurgia, il principio dell'arco, il principio della ruota, possono essere a rigore considerati alla portata di ogni uomo. Non c'è comunque una disuguaglianza di fondo tra tutti gli uomini, secondo le teorie di Ratzel e di Bastian. Siamo stati tutti dotati dalla natura, in più o meno in egual modo, delle stesse potenzialità. E sì, questi principi poi sono anche osservabili in natura, quindi possono essere scoperti casualmente, possono sorgere in qualche modo dall'esperienza. Ma ci sono anche qui molte differenze e molte difficoltà. Lo sviluppo della metallurgia, ad esempio, a partire dall'uso del fuoco, che è fondamentale per arrivarci, no? Può aver bisogno di millenni, se essa deve essere sviluppata per puro caso o per semplice ispirazione. Quanto più rapidamente invece si diffonde una nuova tecnica se viene osservata già in pratica e se se ne possono vedere gli utilizzi, cioè se qualcuno ce la insegna. Vi cito un pezzo di Ratzel che va più specificamente su delle questioni di etnografia. Molte strane usanze legate al ferro e ai fabbri non possono essere spiegate in altro modo se non ipotizzando che il materiale e il mestiere siano stati introdotti presso un popolo da degli stranieri. In Congo i fabbri erano tenuti in grande onore in quanto di discendenza reale, mentre tra i Mandingo sono evitati come impuri. Tra i Kabili il fabbro è risparmiato perfino in battaglia, mentre altrove è considerato uno stregone, sempre quindi una sorta di figura eccezionale, diversa, esterna. Anni fa, Bastian attribuì questi contrasti al trasferimento della lavorazione del ferro da un popolo alieno al suo vicino o all'appropriazione da parte di un popolo conquistatore e di uno sottomesso. La circoscrizione di alcuni mestieri a particolari classi di una popolazione è probabilmente da interpretare, in molti casi, anche come un'immigrazione dei loro praticanti, dei portatori di questa cultura. Ancora oggi, tra i Dogon, i fabbri, in qualche modo, appartengono a un'etnia differente e sono itineranti. Un altro esempio che potrei portarvi è quello del principio della ruota. Esso è stato utilizzato dalle civiltà antiche, ma anche, come dire, oggi, in varie maniere, per il trasporto. Il principio della ruota usato per traslare, no, dei materiali, o anche per il tornio, quindi nella sua fase più semplice, il moto di rotazione, il tornio o ad esempio la produzione del fuoco, l'accendere il fuoco col bastoncino, non so se avete mai provato a farlo quando eravate agli scout. Ora, nel continente americano il principio della ruota è stato ampiamente utilizzato per le diverse utilità legate al tornio, quindi la semplice rotazione, ma non si è mai sviluppata, almeno fino all'arrivo dei conquistadores, la tecnica della ruota per il trasporto. Allora, cosa dovrebbe, di fronte a una cosa di questo genere, che cosa dovrebbe pensare un ricercatore? Forse che gli americani non erano capaci di sviluppare una tecnologia della ruota adibita a trasporto? O forse semplicemente non l'hanno sviluppata per puro caso, non sono ancora arrivati a svilupparla, avrebbero potuto svilupparla in un'altra circostanza, la svilupperanno nel futuro se non fossero arrivati prima i conquistadores e cose di questo genere. Del resto, avendo sviluppato già con molto successo la trazione su treggia, questa strana carretto strisciante in qualche modo, o anche, come si trova in Nord America, la slitta, un'altra forma di trazione, semplicemente non erano ancora presenti le condizioni che rendevano necessario o anche solo interessante
lo sviluppo di altre tecniche che erano tra l'altro perfettamente osservabili, perché come potete vedere dall'immagine sopra utilizzavano la ruota per i giocattoli dei bambini, laddove probabilmente serviva decisamente molto meno di come l'abbiamo utilizzata noi. Qui ho usato una immagine di, lo chiamavano Trinità, cercate di cancellare il cavallo perché non c'era in America, però ecco, l'esempio ecco, è piuttosto calzante. Ora, si tratterebbe dunque, si potrebbe trattare di una semplice scelta culturale, di una di quelle vie che vengono prese dalla cultura in luoghi particolari della terra. Nell'approccio storico-culturale si presuppone certo la capacità di tutti gli uomini di sviluppare autonomamente e casualmente delle tecniche o rivoluzioni culturali, come prevede anche l'approccio evoluzionista o in antropologia, come veniva chiamata a quell'epoca, la teoria delle convergenze. Ve la spiego più precisamente. Per spiegare però la grande e relativamente rapida diffusione di elementi culturali su scala mondiale, si presuppone che un'altra risorsa dello spirito possa intervenire, cioè quella dell'imitazione e dell'apprendimento di qualcosa che si è visto. Secondo Ratzel, non penso di avervi messo la citazione, no. Nessun popolo della Terra è cresciuto in completo isolamento. Nessuna azione isolata è possibile. Ogni popolo ha sperimentato l'influenza dei suoi vicini. La cultura può nascere spontaneamente. Vi leggo invece questa citazione che vi ho messo, che è più interessante. Come si può pensare l'affinità etnografica, cioè la somiglianza forte tra due elementi culturali, la cui prova sta nel fatto che troviamo le stesse caratteristiche etnografiche in questo o in quel popolo, spesso anche a grandi distanze. Una spiegazione presuppone che le cose possano, anzi debbano, avere origine in modo del tutto identico per scopo, forma e decorazione, questo in senso forte, presso popoli lontani. Ecco, questa è spicciola la teoria delle convergenze, cioè in qualunque luogo della Terra, poiché l'uomo è uomo ed è uomo ovunque, possono sorgere in maniera spontanea, proprio in virtù delle doti che ci sono proprie, le stesse tecniche e le stesse idee, anche culturali. In questo caso Ratzel va proprio a un punto forte, parla addirittura di decorazione. Su questo Frobenius tesserà un magnifico affresco della cultura mondiale, a partire proprio dai disegni, dagli elementi decorativi che migrano attraverso i secoli e i millenni. Ora, l'altra spiegazione, continuo la citazione, ipotizza un'area di origine per ogni oggetto, paragonabile al nucleo della creazione biologica da cui la diffusione si è propagata in tutte le direzioni. La prima teoria, quella delle convergenze, colloca la ragione della comparsa degli stessi fenomeni a grande distanza nelle anime sintonizzate dei popoli, anche i più remoti, mentre la seconda teoria, che è quella che ci interessa qui, quella storica e diffusionista, indaga innanzitutto i modi e i mezzi della diffusione. Frobenius sarà molto chiaro in questo per darci anche un'idea di come queste due teorie apparentemente contraddittorie possano dialogare molto strettamente tra gli autori di cui ci stiamo parlando. Il principio dell'arco può pacificamente essere scoperto in ogni parte del globo da ogni tipo di popolazione, poiché è più o meno semplicemente osservabile in natura e, trattandosi comunque di una leva, può essere facilmente, magari attraverso millenni, prodotto dalla mano umana. Ma la forma, cioè il modo in cui questo arco verrà costruito, beh, quello per Frobenius è un altro paio di maniche. Il fatto che ci siano due archi assolutamente simili nella costruzione non è necessariamente dovuto al fatto che siamo tutti capaci in qualunque momento di avere la stessa idea a distanza di chilometri. È molto più semplice, è molto più utile, molto più verosimile immaginare che questo sia stato visto e riconosciuto come funzionale, bello, utile e che quindi sia stato preso in prestito da qualche altra parte. Dunque, la cultura può nascere spontaneamente, ma nella maggior parte dei casi, probabilmente, essa si è diffusa piuttosto per contatto
i termini che sono utilizzati sono Kontakt e Berührung, quindi proprio toccare. Per questo motivo sono fondamentali in antropologia dei concetti familiari ai geografi come prossimità, Nachbarschaft, migrazione, Wanderung, e commercio, Handel. Essi permettono infatti di visualizzare quei vettori storici e geografici attraverso i quali con gli uomini sono migrati anche elementi della loro cultura. La mobilità degli uomini sulla Terra è l'occasione per venire in contatto con culture diverse, per apprendere nuove tecniche, per operare dei prestiti culturali, Entlehnungen, ma anche e soprattutto per innescare quel meccanismo imitativo che è al contempo riproduttivo e creativo, che è la variazione culturale. Ogni nuovo prestito implica una traduzione dell'elemento di una cultura in quello di un'altra cultura e l'inizio di una nuova linea di sviluppo che potrà anche essere diversa da quella originale, come nel caso dello sviluppo a sé della cultura americana. Nell'osservare dunque il panorama delle culture mondiali, come si presentava ai loro occhi alla fine dell'Ottocento, gli antropologi tedeschi non si limitavano ad una descrizione statica dello status quo, ma intervenivano con strumenti critici analizzando le culture come il risultato, per meglio dire il precipitato, di secoli di storia e scambi. I singoli elementi culturali hanno una doppia natura per loro. Sono senz'altro elementi organici all'interno di una data cultura nella quale sono immersi e con la quale sono divenuti coerenti. Ma essi sono anche messaggeri, potenzialmente, frammenti che possono venire da lontano ed in futuro prendere anche delle vie totalmente inaspettate. Ogni cultura, dalla più vicina alla natura alla più sofisticata, è per loro tutt'altro che semplice. Essa è complessa, nel senso più proprio di questo termine, poiché è un aggregato di diverse componenti di origini diverse che sono venute a conformarsi in un temporaneo, e ripeto temporaneo, aggregato culturale, che l'osservatore moderno chiama cultura e chiude lì. La definizione di diffusionismo, come vi avevo detto, è stata data a questa corrente a posteriori, anche abbastanza tardi, insomma, magari ne saprà il professore più di me, ma io la prima volta che l'ho incontrata è stata con Pete River, che la utilizza per definire questa tradizione, e la si utilizza per descrivere gli approcci di questa tradizione tedesca così radicata nel pensiero storico, dagli approcci evoluzionisti, soprattutto inglesi, che riconoscevano nella capacità di progresso dell'uomo in quanto uomo il fattore unico dello sviluppo delle civilizzazioni. Anche lì dire che la teoria delle convergenze e l'evoluzionismo vadano di pari passo non è esattamente corretto, ma si vedeva sicuramente una vicinanza maggiore tra questi due approcci. La visione evoluzionistica fortemente semplificata portava anche a conclusioni di tipo razzistico. Ad esempio, vi sono popoli più sviluppati, già il solo utilizzare il termine sviluppo, più sviluppati e altri meno. Quelli che lo sono meno, o lo sono perché hanno avuto la vita facile grazie alle condizioni ambientali molto favorevoli, determinismo ecologico, come ancora oggi qualcuno potrebbe dire a Napoli non si lavora perché c'è il sole e crescono gli aranci dappertutto, ecco, più o meno questo, abbiamo questo tipo di pregiudizio ancora oggi. Oppure, semplicemente, questi popoli sono inetti, pigri, incapaci di raggiungere, sottosviluppati, incapaci di raggiungere gli stessi livelli di sviluppo che altri popoli hanno raggiunto. Ora, questa lettura dell'evoluzionismo avrebbe fatto storcere il naso e non solamente a Darwin. In realtà il diffusionismo, che io preferisco sempre chiamare approccio storico-culturale, proprio per radicarlo in quella tradizione di cui vi ho parlato e per le sue risonanze con tutto il lavoro storico-critico che si faceva in Germania a quell'epoca, il diffusionismo deve molto proprio al darwinismo nel senso più raffinato di questo termine. Le condizioni del pianeta, sul pianeta, non sono ovunque le stesse, questo l'abbiamo detto e stradetto, ma in più gli uomini, sebbene siano gli stessi uomini dotati dalla natura delle stesse risorse, reagiscono differentemente alle stesse identiche condizioni a seconda del loro background storico e culturale. Avevamo visto l'esempio, no, dei Thule e dei Norreni, no? Come si comportano due popolazioni nelle stesse condizioni, trovandosi a condividere le stesse condizioni. I primi, i Thule, si adattano
e restano, anzi, si ampliano, si allargano, si espandono. I secondi partono. I primi modificano la loro cultura già orientata verso la caccia, i secondi non possono rinunciare alle loro abitudini agricole. Si potrebbe dire, in una lettura molto semplice, che i vichinghi disponevano allora di una cultura decisamente più avanzata. In uno scontro armato sono sicura che avrebbero vinto loro, vincevano già del resto anche in Europa. Ma per economia di sforzi scelsero di partire. I Thule possedevano una cultura più primitiva, ma che meglio poteva adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali. Quindi, se vogliamo proprio fare un discorso assoluto, la loro cultura era decisamente migliore in quelle particolari condizioni. Nello sviluppo culturale, tanto quanto in quello organico, molte possono essere le ragioni e i fattori che determinano l'apparire o meno di una variazione casuale che possa essere definita funzionale. La metafora evoluzionista viene sfruttata dai diffusionisti fino in fondo. Anche nelle culture sono osservabili quei rudimenti, quei survivals, che costituiscono le tracce storiche di modelli culturali obsoleti o le eredità mal digerite o anche mezzo dimenticate di precedenti scambi o livelli culturali. Ogni cultura va dunque studiata come una stratificazione di elementi appartenenti ad epoche diverse dello sviluppo della detta cultura. Non tutto ciò che è presente in una cultura può essere spiegato come meramente funzionale, talvolta ciò che si conserva e ciò che si dimentica è deciso da circostanze, e scusate il bisticcio, meramente circostanziali. Riprendiamo il già citato esempio, no, della ruota nelle Americhe. Ripetiamo la stessa domanda. Perché gli americani usano il principio della treggia e non quello della ruota per il trasporto? Perché non lo hanno sviluppato? Togliamo da parte la risposta perché sono troppo stupidi, perché sono troppo poco sviluppati per farlo, perché invece di contro hanno sviluppato una delle culture più ricche, anche dal punto di vista matematico, più raffinate di quell'epoca. Dunque, secondo la teoria migratoria, se ipotizziamo, come poi si è rivelato corretto, che le Americhe siano l'ultima tappa di un lungo percorso migratorio di una popolazione asiatica o di più popolazioni asiatiche, è possibile che l'origine di questo flusso migratorio fosse tanto antica, e non serve nemmeno che sia tanto antica, che la ruota non era stata ancora inventata quando sono partiti. Del resto la ruota non è mica così antica, avrà 5.000 anni, credo, una cosa del genere. La popolazione migrata avrebbe dunque continuato a sviluppare una cultura propria che non usa la ruota per il trasporto, senza più entrare in contatto con popolazioni che nel frattempo avevano sviluppato la ruota per il trasporto. C'è anche un'altra possibilità. Nel corso di una migrazione millenaria, una conoscenza acquisita può essere dimenticata, in particolare se non sussistono le condizioni per conservarla. In questo caso la ruota applicata ai giocattoli, che comunque ritroviamo in queste culture, è un rudimento, un survival, non più funzionale, perché è usato per il gioco e non per il trasporto, di una tecnica dimenticata o messa da parte. Formalizzando lo spettro di una diffusione culturale, fattori come la distanza, il tempo e anche le culture che si incontrano nel cammino sono essenziali. Attraverso il contatto avviene sempre una modificazione, una trasformazione, una traduzione, ma questa non necessariamente o non sempre può essere giudicata come un arricchimento. Prendiamo il caso di uno strumento per la caccia, ad esempio. Il trasferimento in zone con una fauna differente lo può rendere obsoleto. Oppure il fatto che in una regione differente non siano disponibili gli stessi materiali che si usavano nella precedente per costruire lo stesso strumento può rendere necessaria una traduzione di quello strumento in nuovi materiali, che poi porterà anche a un cambiamento effettivo della morfologia dello strumento, dalla pietra al legno o altro. Come è evidente, il metodo diffusionista tiene presenti infinite varianti ed in nessun caso la sua idea di sviluppo culturale può essere tradotta in un cieco ottimismo progressista.
A fianco del progresso delle condizioni materiali, vi sono infatti troppe varianti culturali che possono spingere la cultura in direzioni inaspettate. In questa ottica è perfettamente possibile che si produca anche ciò che potremmo definire un regresso, un impoverimento culturale. Evoluzione ed evoluzione sono compresenti, ogni trasformazione è reversibile nell'ottica storico-culturale. Ma per nostra fortuna queste espansioni e queste contrazioni lasciano sempre delle tracce che è ambizione degli antropologi di indagare. Sull'esempio di Ratzel, che aveva formalizzato le tipologie di relazione dell'uomo con l'ambiente, occorrerà stilare una casistica delle diverse tipologie di occupazione di un territorio, di spostamento o migrazione e dunque dei contatti e delle relazioni tra gruppi umani per visualizzare le possibili vie della trasmissione culturale. Dal punto di vista della geografia statica, dunque dell'osservazione dello status quo, le modalità di occupazione di un territorio da parte di un gruppo culturalmente omogeneo possono essere di differenti tipologie. Ne abbiamo almeno quattro. Occupazione continua e coerente, zusammenhanget. Si osserva una sostanziale omogeneità culturale in una vasta area. Si usa in questo caso il termine di provincia culturale, Bastian utilizzerà questo termine, o Kulturkreis, questo termine è stato invece utilizzato da Frobenius. Questa coerenza culturale può essere il risultato di una lunga situazione di relativa pace, di una continuità politica che permettono il fiorire organico dei traffici interni alla regione e ne garantiscono l'indipendenza e la conseguente maturazione interna di una cultura comune. Ma senza scomodare l'unità politica, un Kulturkreis può nascere anche dalla prolungata e costante relazione tra uomini di uno spazio geografico anche vasto, anche vastissimo, che permette a un particolare stile di cultura di affermarsi e di svilupparsi su una larga area. Ad esempio, secondo Frobenius, uno dei più grandi Kulturkreis è quello della cultura Bantu, che avrebbe, che ha toccato praticamente quasi tutti, alcune aree molto particolari, ma nella grande vastità dell'Africa. Un altro esempio che lui fa è quello del gotico internazionale, dunque della costruzione delle cattedrali in Europa. Il contemporaneo fiorire di uno stile architettonico attraverso un continente, l'Europa, per altri versi molto frammentato politicamente e culturalmente. Abi Warburg poi anche lui riprenderà questa idea del gotico internazionale come di uno strano fenomeno di cui la storia deve rendere conto, com'è possibile che per semplice imitazione un gusto, uno stile si sia imposto praticamente dalla Spagna fino al vicino Oriente. Occupazione centrale o centralizzata è il caso più comune delle grandi estensioni degli imperi. Un'autorità forte, portatrice di una cultura autonoma e compatta, che si impone militarmente o culturalmente su grandi estensioni di territorio occupate a loro volta da gruppi meno organizzati o da culture differenti. Questo genere di occupazione del territorio divide la regione in un centro irraggiante e una periferia irraggiata. Lungi dal favorire l'unità culturale, questa tipologia alimenta le distanze tra una cultura vista come superiore e altre come inferiori o vassalle. La contaminazione culturale dal centro alla periferia sarà massiccia, può essere massiccia, ma piuttosto unilaterale, non spontanea, creando possibilmente fenomeni di rigetto, resistenza o al contrario di rilassamento e dipendenza di una cultura da un'altra. Per Ratzel, ad esempio, non è una sorpresa che dei grandi imperi orientali, come l'impero persiano, tutto ciò che resti sono delle rovine nel deserto. L'occupazione periferica è un tipo di occupazione strategico che si limita ad appoggiarsi a un territorio senza aspirare a una maggiore penetrazione, tanto fisica quanto culturale. È il caso classico delle colonie, tanto antiche quanto moderne, e se sono periferiche tanto nei confronti dei territori occupati, dei quali spesso occupano i margini, le coste tipicamente, quanto nei confronti del centro culturale irradiante dal quale provengono, cioè la madrepatria. Il rapporto di queste culture colonial-periferiche con le culture dei territori occupati sarà fondato spesso sul criterio dell'utile, unidirezionale, ed è uno degli scambi culturali probabilmente più diseguali e meno fruttuosi che si possano considerare.
un caso specifico corollario, anche se apparentemente inverso, dell'occupazione periferica è quello della penetrazione singola, mirata, singoli gruppi che si installano temporaneamente in zone particolari per ragioni di caccia, per ragioni di commercio, senza aspirare a nessuna altra forma di integrazione o interazione con le culture incontrate, che quindi si mantengono particolarmente omogenei. L'ultima tipologia di occupazione è quella sporadica. Può sembrare forse la meno interessante, poiché certamente è quella che da un punto di vista geografico si mostra la più frammentaria, la più minoritaria. È il caso della compresenza in una vasta, vastissima regione di piccoli nuclei di culture autonome ed isolate. In realtà proprio questa tipologia di occupazione, così poco impressionante, poiché non visualizza grandi configurazioni culturali, è quella che denuncia con più evidenza quel tipo di fenomeno che i nostri antropologi cercavano appunto di indagare, la vertiginosa profondità delle origini di una configurazione culturale. L'esistenza di gruppi isolati e autonomi, espressioni di culture singolari, può essere infatti letta come il residuo di una precedente cultura o migrazione. La dispersione, ad esempio, delle popolazioni Inuit e Yupik che occupano sporadicamente il Grande Nord dalla Siberia fino alla Groenlandia, sono il risultato della grandissima estensione della migrazione dei Thule, che ha avuto come conseguenza necessaria una frammentazione di questa cultura in diversi sottogruppi. La scomparsa di una cultura anticamente dominante può dal suo conto lasciare indietro delle oasi culturali che resistono al mutamento esterno e all'assimilazione. In una migrazione che avviene a ondate, come fu quella verso il Sud America, si vengono a formare gruppi autonomi che in diverse fasi si installano in regioni anche molto prossime, sviluppando elementi culturali profondamente diversi. Dunque ci sono le avanguardie di una migrazione, così come quelli che restano indietro nel percorso di una migrazione e si fermano lungo il cammino, tutti questi avranno un destino divergente. Un esempio più recente, storicamente riconoscibile, del fenomeno dello sporadismo sono le diaspore o le deportazioni, qui c'è molta la volontà politica, di popolazioni che causano quindi il dislocamento di gruppi sporadici di una cultura prima coerente e unitaria che vengono frammentati e portati completamente in un'altra zona come semi gettati in un altro terreno non necessariamente buono per il loro sviluppo. Allora, tutte queste modalità osservabili di occupazione del territorio da parte di gruppi umani che condividono una particolare cultura sono in realtà spesso compresenti e mostrano una grande permeabilità, come anche una infinita possibilità di casi misti. Quando gli si applichi poi la prospettiva storica, quella verticale e genetica, la superficie del globo ci apparirà come un grandissimo campo accidentato, con zone arate che prima erano pietrose, zone ammaggese nelle quali ancora si scorgono i segni dell'aratro, acquitrini che coprono rovine antiche e città costruite su nuove palafitte. Un'altra citazione di Ratzel: l'antichità dell'umanità getta un'ombra sul suo presente. L'umanità cammina curva sotto il peso della tradizione, ovunque calchi il piede calpesta tracce di sé. È già stata ovunque, ha già visto tutto, non c'è un nocciolo di pensiero che non abbia già pensato. Quindi la immagine dell'umanità, per essere veritiera, ha bisogno soprattutto di profondità. La profondità storica è la misura della capacità di un popolo di risalire nel passato ad un determinato punto della Terra. Rivedete il nostro grafico, chi, quando, dove e come. Per rendere conto visualmente di queste tipologie di occupazione che rivelano le trame dei movimenti di culture, Fritz Grebner e dopo di lui il padre Wilhelm Schmidt hanno concepito un sistema di diagrammi molto ingegnoso che sfortunatamente non ha avuto una grande fortuna. Allora, questi grafici andrebbero, per essere veramente utili, andrebbero visti quasi in maniera tridimensionale, bisognerebbe fare un alzato di questi grafici in modo da mostrare non solo l'aspetto orizzontale, ma anche quello verticale, giustamente, della profondità storica. Allora, in questo primo grafico, vediamo se riesco a vederlo bene perché io qui ho un po' di... Sì, ecco. Abbiamo un esempio di una cultura A che attraversa una... che incontra nel suo cammino una cultura B
e progressivamente le si sovrappone. Questa cosa della sostituzione etnica che piace tanto a certi politici, da questo punto di vista la vediamo come una sostituzione culturale, quindi una cultura che a un certo punto vince la battaglia con un'altra cultura e si impone, rimane come dire quella maggioritaria, ma come potete vedere alcuni elementi della cultura che ha attraversato, ciò nonostante, restano e sono ancora visibili. Nel secondo caso abbiamo più o meno lo stesso fenomeno, ma in questo caso l'equilibrio tra le due culture si mantiene più forte e si arriva alla creazione di una cultura mista che però non assomiglia più né alla prima né alla seconda e in qualche modo autonoma. Si potrebbe pensare alla cultura creola che ha preso tanto dalle culture occidentali ma che mantiene tantissimo delle credenze originarie e che di fatto di per sé è una nuova creazione, uno sviluppo che è autonomo, originale e a sé. Un altro, in questi casi invece abbiamo due esempi di sporadismo. Nel primo caso appunto una migrazione, in questo caso potrebbe essere, possiamo prendere le linee verticali, che interrompe una conquista o qualcosa di questo genere, che interrompe il placido corso di una cultura e che non lascia sopravvivere che alcuni piccoli elementi, alcune oasi culturali o alcune piccole tracce della cultura precedente. Questo potrebbe essere molto bene l'esempio purtroppo della conquista delle Americhe. O nel caso invece ultimo, si voleva provare a mostrare una situazione di stratificazione storica talmente complessa che tutto ciò che si può osservare è la cultura contemporanea dominante e tracce molto, molto divergenti, che non possono essere messe in relazione, che non hanno analogie di survivals culturali molto differenti, che possono far immaginare che ci siano state molte diverse tranche di cultura che si sono incrociate nei secoli e nei millenni in un territorio. Ora, per rendere conto sì, qui in questo è lo sporadismo. Allora, la scuola culturale, ispirandosi ai principi di Russell di cui abbiamo parlato in queste due prime lezioni, ha dato grande impulso allo sviluppo della cartografia. Ve l'avevo annunciato il primo giorno, avremmo parlato un po' anche di questo, sarebbe da parlarne una settimana. Sono stati tra i primi a introdurre nuovi sistemi di formalizzazione per concepire delle cartine geografiche che potessero rendere conto di tutti questi diversi fattori di cui stiamo parlando. Il problema che si poneva e che si pone ancora è relativo alla sproporzionata ambizione di questo progetto cartografico, portato avanti molto prima dei big data, delle tecnologie che abbiamo oggi per la gestione dei dati. Una cartina antropogeografica si presenta più o meno così, questa è presa da Fritz Grebner. Allora, queste carte rappresentano il planisfero, ma potrebbero altrettanto bene e probabilmente molto meglio rappresentare singole regioni per studi più mirati. Certo è che tutti gli attori di questa corrente erano spinti da ambizioni più o meno universalistiche e compivano molto rapidamente, molto più rapidamente di come ho fatto io oggi, il passo dai loro terreni di studio al mondo intero, appoggiandosi sui risultati anche dei loro colleghi e sulle collezioni dei musei. Quindi c'era ancora questa fiducia nella possibilità di tenere insieme tantissime informazioni e che dal nostro piccolo scrittoio si possa ancora tener conto di tutto il mondo. Allora, questa mappa particolare vuole repertoriare la presenza di alcune costanti religioso-sociali presso le diverse culture del mondo. Ma come vi ho detto, avrebbero potuto benissimo trattare, e lo fanno in altre carte, la diffusione di un utensile o di un elemento decorativo. Allora, tramite simboli, croci, linee, triangoli, bande, settori di influenza che si sovrappongono molto spesso, e vettori, queste frecce, che indicherebbero la direzione della diffusione culturale, si registra qui la presenza, ad esempio, nella cartina 3, quella in alto a destra, questa qua, delle culture totemiche,
oppure nella cartina 2, che riconducono a forme di matriarcato, che hanno elementi che possono riportare a una concezione sociale di tipo matriarcale. La prima cartina vuole dare un'immagine delle culture di caccia, che noi definiremo di caccia e raccolta, considerate le più primitive e che esistevano ancora all'epoca, che potevano essere osservate, catalogate anche secondo la loro specifica relazione ai climi e alle condizioni dei diversi luoghi. L'ultima cartina è una cartina storica, la quarta, in cui si mostrano gli insediamenti delle più antiche civiltà complesse in Oriente, Africa e America. Ora, potete intuire fin da subito i limiti di questo approccio cartografico. Gli stessi principi enunciati da Ratzel, che hanno permesso di concepire questa descrizione tipologica del mondo, secondo appunto bande, fasce, vettori, aree di influenza culturale e tutto il resto, richiamano gli antropologi all'ordine richiedendo maggior rigore. Chi, dove, quando e come, queste cartine vogliono rispondere a questa domanda, ma lo fanno in maniera purtroppo poco rigorosa, molto, 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 molto generica, fin troppo generica. Sono approssimative. E questo perché si pensano come delle sintesi finali, per meglio dire non sono delle vere e proprie cartine, non rappresentano qualcosa di reale, sono delle tesi, sono lo strumento del ricercatore per comunicare i risultati delle sue teorie, quindi sono già, vorrebbero essere già la sintesi di un lavoro fatto in precedenza che dovrebbe articolare tutte le componenti che vanno prese in considerazione. Non sono dunque delle vere e proprie carte geografiche, ma dei diagrammi, piuttosto, costruiti a partire dai diversi fattori, ivi compreso ovviamente quello geografico che serve per la visualizzazione. Il progetto più ambizioso in questo senso, insuperato se vogliamo ancora fino ad oggi, è stato quello di Leo Frobenius e del suo Atlante africano. Nel suo istituto di morfologia culturale, a Francoforte, però in realtà Frobenius si è attraversato tutta quanta la Germania, è partito da Berlino, si è installato a Monaco e poi è arrivato a Francoforte, è stato ad Amburgo ovviamente, e si è poi arrestato a Francoforte, dove trovate ancora oggi all'istituto Frobenius, sebbene non ha più le ambizioni di una volta. Frobenius aveva messo in piedi una straordinaria organizzazione. Al centro di questa sua organizzazione vi erano le spedizioni africane, le Deutsche Innerafrikanische Forschungsespedition, di cui vi ho brevemente parlato, durante i quali lui e le sue molte squadre raccoglievano enormi quantità di dati, appunti, fotografie, registrazioni, e che poi raccoglieva e metteva insieme. Si avvaleva poi di corrispondenti esteri a cui inviava dei formulari con domande precise sulle culture e gli usi dei paesi. Si trattava molto spesso, purtroppo, di funzionari coloniali piuttosto che di antropologi, perché già all'epoca c'era una certa competizione, diciamo, tra le diverse scuole. Sulla base di questi enormi materiali, che sono ancora raccolti all'Istituto Frobenius, Frobenius e i suoi collaboratori redigevano centinaia di carte, molto specifiche in principio, su specifiche regioni, sempre più ampie e sintetiche man mano che il lavoro procedeva. Ma immaginate, una mappa per ogni utensile, idea, decoro, per ogni piccola regione, le possiamo moltiplicare veramente, veramente all'infinito, per ogni culto, per ogni uso. Non vi sorprenderà dunque sapere che poi il lavoro a un certo punto si è interrotto per semplice incapacità di portarlo a termine. Vi ho portato comunque alcuni esempi di queste mappe che, come potete vedere, utilizzano i criteri che aveva introdotto anche Ratzel. Invece di mettere dei punti o delle linee, mostra delle aree di influenza, delle bande, dei flussi, colori differenti. Ecco, siamo all'origine anche degli atlanti storici, tutto quello su cui anche voi avete studiato quando avete fatto geografia o storia, nasce in qualche modo con questi esperimenti cartografici. Nella prima carta abbiamo un tentativo di rendere conto delle tipologie di vestiario, immaginate, in Africa, in tutta l'Africa. Anche chi è più nudo e chi è meno nudo,
indipendentemente dalle condizioni specifiche, se faccia più caldo o meno caldo, perché si può essere nudi anche in dei luoghi meno caldi o perfettamente vestiti in dei luoghi più caldi. Nella seconda carta invece sono i materiali, e questo è anche interessante dal punto di vista di quella traduzione tra medi differenti di elementi culturali. Si utilizzano nelle diverse regioni dei materiali differenti a seconda se sono disponibili o meno. Una bella interessante carta sull'utilizzo delle bevande alcoliche, in cui noterete sicuramente l'assenza nel Nord Africa. Questo mostra la predominante della cultura araba nell'Africa del Nord, che quindi vieta l'utilizzo di bevande alcoliche, e qui invece un'idea culturale, la regalità divina come può essere osservata in alcune particolari aree dell'Africa. Ora, le ambizioni di questi autori non erano solamente sistematiche, enciclopediche, e non si limitavano, per quanto titanico fosse già questo compito, a raccogliere, ordinare, catalogare, sintetizzare i dati che venivano raccolti presso i più diversi popoli e i più diversi stadi di civilizzazione. Come vi ho detto poc'anzi, essi sono anche dei filosofi e tentano, molti di loro, una teoria generale sullo sviluppo culturale che possa essere di validità universale. Tra i più imbriziosi c'è proprio Leo Frobenius, ma anche Adolf Bastian, non è da meno. Frobenius, ritorniamo al nostro Indiana Jones, che si riconosceva come un allievo ideale di Ratzel, concepisce una teoria generale dello sviluppo della cultura attraverso le migrazioni, qualcosa di molto simile a quello che viene definito oggi l'out of Africa, cioè che dall'Africa tutta la civiltà si sarebbe mossa. Il cammino del sapiens, mettiamola così, dall'Africa nel resto del mondo, è stato in qualche modo anticipato, con conseguenze anche un pochino differenti, da Frobenius. A Frobenius non interessa solamente l'aspetto dinamico, geografico del cammino della cultura, ma anche il suo sviluppo interno, che paragona, come fece anche Burckhardt prima di lui, a quello di un organismo. Frobenius dava alle sue ricerche uno spettro veramente amplissimo, si occupava anche di archeologia nelle sue spedizioni, era convinto di poter rintracciare nelle culture viventi le tracce e i segni dei più antichi stadi culturali dell'uomo, quindi aveva un'idea veramente forte di questi survivals, di questi residui non più compresi che sarebbero resistiti attraverso i millenni. Se la cultura si trasmette e si tramanda, essa lascia necessariamente delle tracce, spesso non più comprese dalle culture contemporanee, ma che lo storico delle culture, e lui si definiva tale, è in grado o dovrebbe essere in grado di poter riconoscere. Nella sua ricostruzione degli sviluppi della cultura, egli non esiterà a risalire alle più antiche testimonianze perfino dell'arte preistorica parietale africana, di cui lui è uno dei pionieri, mettendole a confronto con elementi culturali delle civiltà contemporanee che lui poteva osservare in quel momento. Tra le cose più meravigliose e fantastiche c'è l'interrogare i miti delle popolazioni africane per cercare di dare risposta dei contenuti di una raffigurazione di un pietroglifo o di una raffigurazione parietale africana. E questa è una delle ragioni per cui lo consideriamo malauguratamente un Indiana Jones piuttosto che uno scienziato serio. Meno fantasticamente orientato, ma certo non meno ambizioso, fu il progetto di Bastian. Fiducioso nella possibilità di raccogliere informazioni su tutte le culture viventi, Bastian si impegnò a stilare un catalogo di idee e concezioni ricorrenti. La sua convinzione era che esistesse un numero limitato, per quanto ampio, di idee universali comuni a tutti gli uomini in ogni tempo e in ogni luogo. A partire da questi pensieri elementari, gli elementar Gedanken, che è compito dell'antropologo riconoscere e isolare, si sarebbero sviluppate per via di successive combinazioni tutte le idee, le concezioni, le religioni, i culti, ma anche i sistemi sociali, in una parola, tutte le culture. Vi leggo la citazione: i pensieri elementari ci appaiono nelle differenziazioni delle loro province geografiche, quindi distribuiti in queste grandi aree che riconosciamo come coerenti, o nei costumi nazionali del pensiero dei popoli.
Essi danzano in modo diverso, cantano in maniera diversa, gesticolano e perorano ciascuno a modo suo, ma se si toglie la maschera colorata tessuta dal carattere locale, ecco apparire il pensiero elementare monotonamente stereotipato. Allora, questa ambizione di Bastian di scrivere una grammatica del pensiero e della cultura si ricollega ai grandi tentativi dell'età moderna di costruire dei sistemi enciclopedici del sapere a partire dalla definizione di leggi combinatorie. Un progetto affine fu ad esempio quello della Mathesis Universalis di Leibniz o anche l'Ars Magna di Raimondo Lullo. Studiando Bastian, mi ero molto appassionata in quanto filosofa di vedere queste ambizioni ecco, in un etnologo, ho seguito con grande partecipazione lo sviluppo di questo progetto. Opera dopo opera però le liste di questi elementari Gedanken che lui spesso stilava man mano che avanzava il suo lavoro, che si trovano spesso in appendice, diventavano sempre più lunghe e sempre meno sistematiche, sempre meno convincenti, se vogliamo. Un po' come per le carte di Frobenius, è difficile per una scienza come l'antropologia, che parte dal concreto e dal discreto, di procedere a delle generalizzazioni, poiché prima o poi la forza dei casi singoli, delle singole culture che sono la fonte, la scaturigine del loro lavoro, li forza in qualche modo a ritornare indietro. Cioè la differenza è sempre maggiore di quanto l'analogia possa farci comprendere. Allora, con voi in questi giorni abbiamo portato avanti dei discorsi molto generali, ecco, io non sono entrata nel dettaglio dei singoli casi, ci sarebbero molte più cose da dire ovviamente. Abbiamo fatto dei discorsi piuttosto generali, piuttosto astratti per comprendere questo rapporto uomo, geografia, storia e cultura. L'approccio concettuale a questa stagione di studi ci ha permesso di fare questo, cioè di isolare gli strumenti teorici che questi autori hanno formalizzato nel loro lavoro. Ma non dobbiamo dimenticare che il loro primo interesse fu rivolto alla osservazione e alla comprensione della complessità. E così complesso il mondo non era mai sembrato fino a quel momento. Se ci sono delle debolezze teoriche, e ce ne sono, nei loro sistemi, è un sintomo piuttosto, io direi, di onestà intellettuale. Poiché non è questa mancanza di rigore, è un tentativo di essere rigorosi su un materiale che sfugge un po' da tutte le parti. Si tratta sempre di teorie induttive che partono dai casi particolari e cercano di produrre teorie generali. L'epoca moderna invece ci ha abituati a esattamente il contrario, arriviamo con la teoria già fatta e ci mettiamo dentro gli elementi presi dai casi particolari per farla girare, per farla andare avanti. Torniamo quindi ancora una volta con i piedi per terra e prestiamo ancora un po' di attenzione alle dinamiche della diffusione culturale come sono state descritte da Bastian e Ratzel e scopriremo che in realtà sotto la teoria ci sono uomini fatti di carne e di sangue. Il presupposto da cui parte Ratzel per spiegare la diffusione culturale è che alla base del suo particolare approccio anche di tutta la sua antropogeografia è che l'umanità è caratterizzata da una tendenza allo spostamento. Quindi la mobilità dell'uomo è giustificata da una costante tendenza all'espansione dei suoi orizzonti, curiosità, desiderio di vedere ciò che è dall'altra parte del mare e tutto il resto, quindi ma anche andare a cercare nuovi territori e nuove risorse. Che cos'è per Ratzel un limite se non un'occasione, quasi un invito ad essere superato? Fuori di metafora, la mobilità delle masse umane è un fatto innegabile e le sue cause non sono solamente la romantica sete di viaggio o di scoperte. La mobilità è in primo luogo una necessità per l'uomo. Perché ci si sposta? Per mancanza di risorse materiali nel luogo in cui si va a cercarne altrove. Per la pressione antropica, perché qualcuno arriva e prende il nostro spazio, prende le nostre risorse e quindi noi siamo costretti ad andare altrove. La mancanza di risorse in una regione obbliga lo spostamento, ad esempio nella società di cacciatori, la migrazione degli animali rende necessario utilizzare amplissime aree per poter continuare ad avere sostentamento, nelle società di agricoltori la necessità di ruotare i campi, di trovare dei terreni più fertili, una carestia, una guerra che distrugge un territorio e lo rende temporaneamente inabitabile, sono tutte ragioni che spingono a partire.
E chi si sposta non sempre trova del territorio libero davanti a sé, ma deve contenderlo ad altri. La pressione di un nemico esterno è motore di migrazioni. Fu proprio, ad esempio, la migrazione dei popoli germanici a determinare la caduta dell'impero romano. Gli Unni hanno iniziato la loro migrazione, i germani, stretti da questo conquistatore, si sono spostati a loro volta in varie ondate, e a farne le spese alla fine è stato l'impero romano. Una piccola nota interessante per vedere anche quanto le culture scientifiche sono in realtà differenti: noi italiani siamo abituati a parlare di invasioni barbariche, come se ci fosse un chiaro progetto di politico, due eserciti che si confrontano, anche perché ne abbiamo viste le conseguenze politiche effettive, il cambio di gestione dell'impero e tutto il resto. I tedeschi parlano invece piuttosto di migrazioni, quindi descrivono questo fenomeno come un'altra di queste grandi migrazioni di massa che cambiano gli equilibri di un'intera regione anche grande come l'Europa. Ora, il tanto tristemente noto desiderio di conquista e di acquisizione, che nella storia ha preso tante di quelle forme che non fatichiamo a riconoscerle, le scorrerie, le rapine, conquiste territoriali, sostituzioni etniche attraverso deportazioni, genocidi, sfruttamento coloniale, schiavitù, tutte queste cose che purtroppo conosciamo troppo bene, per Ratzel, paradossalmente, più che una questione di pressione antropica, si tratta di uno dei casi di figura del primo elemento, mancanza di risorse. In questo caso però l'accento è sulle risorse spirituali più che sulle risorse materiali. Vediamo come. Chi conquista un paese con la forza è per Ratzel un esempio estremo di debolezza. Per questi esempi che la storia ci fornisce e ci fornirà purtroppo sempre in gran numero, Ratzel parla di malattia della irrequietezza, Krankheit der Unstetigkeit. Vi leggo la citazione: malattia dell'irrequietezza o dell'inquietudine. È naturale per quelle culture capaci di assicurarsi e di incrementare le loro risorse naturali di favorire la crescita interna dei loro popoli. Al contrario, popoli poveri di cultura si vedono costretti a attraversare le loro frontiere quando la loro popolazione aumenta. Ora, la colonizzazione, le conquiste territoriali, non sono una prova di forza di un popolo, ma una spia di debolezza dei popoli che le intraprendono. Significa che la loro cultura non ha risorse sufficienti per gestire un territorio e far bastare le proprie risorse, ma ha bisogno di andarle a prendere altrove, di accrescerle altrimenti. Qual è il popolo più forte e quale quello più debole se mettiamo a confronto gli indios del Centro America e i conquistadores? Also, in termini di forza bruta non ci sono dubbi, in un confronto armato si è visto perfettamente chi era più tecnicizzato e chi lo era meno. Ma la cultura più forte, in realtà, è quella che meglio ha saputo gestire le risorse e l'equilibrio col territorio e non ha bisogno di ricorrere a una conquista per andare ad esaurire altrettanto rapidamente le risorse altrui. La prima volta che sono stata negli Stati Uniti d'America, una delle cose che mi ha colpito in maniera più forte è stata la vastità, no, di questo enorme paese e la vastità dell'utilizzo delle risorse. C'è tanto spazio e se ne prende di più. Invece che ripiantare un albero se ne tagliano altri 100, perché tanto ce ne sono altri 200 che attendono di essere tagliati. E praticamente la cultura americana si è sviluppata talmente rapidamente e con un tale tesoro di risorse di fronte a sé che quasi non ha saputo utilizzarle come si deve. Mentre invece noi che viviamo nella piccola Italia con pochissimo terreno per fare agricoltura come si deve, siamo comunque riusciti a sopravvivere attraverso i millenni e a sviluppare delle forme di cultura molto, molto raffinate. Per Ratzel, paradossalmente, l'apice della civilizzazione sono quelle piccole territori come la Svizzera, per lui era un po' il mito la Svizzera, potremmo dire la Danimarca di oggi, e che sono riusciti con le poche risorse del loro territorio a farle fruttare 500 volte tanto.
In quest'ottica spero che vi apparirà forse un pochino meno impressionante l'introduzione di un concetto di Russell che avrà cattiva fama anche per via dell'uso che ne verrà fatto dal nazionalsocialismo. Russell parla di Kampf um Raum, lotta per lo spazio, come di una lotta per l'esistenza, Kampf um Dasein, quando descrive ad esempio il bisogno che spinge un popolo ad uscire dai suoi confini territoriali, a migrare e a fondare colonie, no? Una società come quella greca ha iniziato ad avere una sovrappopolazione, le risorse non bastano, allora si mandano fuori a conquistarle altrove una parte della giovinezza in maniera tale che fonderà una colonia e andrà a prendere le risorse altrove. Questo termine è stato ripreso dal geografo Karl Haushofer e il Kampf um Raum diviene sinonimo di Lebensraum, ancora una volta un esempio dinamico che si trasforma in un esempio statico, lo spazio vitale al quale ad esempio i nazisti ricorreranno per giustificare e l'annessione dell'Austria e poi la Cecoslovacchia e la Romania e la Polonia e ancora come se fosse un diritto sacrosanto di un popolo forte e sviluppato come quello tedesco di acquisire spazio vitale per il suo sviluppo e per la sua crescita. È piuttosto interessante per me e anche piuttosto scoraggiante vedere travisato un concetto che in realtà era molto più raffinato e rivelatore di dinamiche che Russell osservava con molta intelligenza. Quello che per Russell è uno stigma di debolezza, un segnale di debolezza, il fatto di aver bisogno di cercare risorse al di fuori, diviene alibi e per spiegare una presunta prova di forza di un popolo come quello tedesco. Siamo un grande popolo, abbiamo bisogno di tanto territorio. Mi avvio ora alla conclusione, anche perché credo che... Ah, ci picchia, stavolta ho usato veramente troppo tempo, mi dispiace, ma arrivo veramente alla conclusione. Vorrei trattare di due implicazioni importanti dell'affresco delle migrazioni antropiche che ci hanno offerto questi antropologi. La prima: l'umanità è in continuo movimento, questo significa contatti tra culture, spesso molto diverse tra loro. Ogni contatto ha delle conseguenze, ogni nuovo contatto è foriero di modificazioni, di variazioni culturali. Questo può voler dire un arricchimento reciproco tra le culture o questo può voler dire scontro culturale. L'esito di uno scontro o confronto culturale non è affatto scontato, come l'abbiamo visto anche un po' dalle cartine, da quei diagrammi che aveva fatto Grebner. Non si decide solo con le armi. Anche in questo la cultura è prioritaria nell'approccio di questi antropologi. Un popolo può sopraffarne un altro con le armi e dominarlo politicamente in maniera unilaterale, ma una cultura dei vinti può anche, ciò nonostante, non solo sopravvivere, ma anche imporsi ai vincitori. Per Russell è il caso celeberrimo della Grecia, capta, no? Grecia capta ferum victorem cepit, la Grecia conquistata conquistò il fiero conquistatore. Si potrebbe dire che in termini antropogeografici la più grande diffusione culturale della cultura greca l'abbiamo avuta grazie all'impero romano. Ma quando il contatto è troppo diseguale o troppo repentino, quando avviene cioè tra una cultura anche più complessa e tecnicizzata ed una più isolata e in posizione di inferiorità materiale, allora le conseguenze sono nefaste. Mettiamo da parte per un momento le conseguenze più ovvie, sebbene più drammatiche, del piano materiale, quindi la riduzione in schiavitù di una popolazione più debole, trasmissione di malattie prima sconosciute, repressione fisica. Tutte queste conseguenze erano già da tempo, da alcuni secoli, davanti agli occhi dei nostri antropologi. Ma nella seconda metà dell'Ottocento si riconoscevano anche altre conseguenze nefaste dell'incontro tra culture non preparato e su un piano di diseguaglianza. La catastrofe umanitaria della conquista dell'America o dell'Australia aveva già spinto, a dire il vero, i governi coloniali a prendere delle misure di protezione per garantire la sopravvivenza dei popoli indigeni. Le riserve, l'abolizione del lavoro forzato, l'assistenza sanitaria. Ma si era già visto come questo non fosse affatto sufficiente.
contro la mortalità dei popoli di natura, che Ratzel chiamerà la patologia della storia universale, vedendo in questo una sorta di ineluttabilità dovuta a questo movimento storico ormai innescato e che non possiamo arrestare, sembrava, contro questa mortalità dei popoli di natura, sembrava non esserci alcun antidoto. Uno dei casi più celebri e più studiati dell'epoca fu il caso degli aborigeni della Tasmania, perseguitati, sterminati dai colonizzatori, flagellati dalle malattie di importazione, erano ormai completamente decimati quando il governo prese delle misure per isolarli e preservarne in qualche modo gli ultimi magri resti. Ora, per grande sorpresa di questi studiosi e dei funzionari che cercavano in certo modo anche di far del bene, l'aver eliminato le cause esterne della mortalità non bastò assolutamente a eliminare il decadimento. Gli ultimi aborigeni, benché in salute, benché nutriti e non minacciati, smisero semplicemente di fare figli. Ci fu un calo della natalità e della fertilità sconvolgente in una generazione, praticamente non c'era rimasto più nessuno. L'ultimo è morto nel 1876. Gli antropologi ottocenteschi, che dedicheranno molti studi, quasi un atto di contrizione tardivo su un danno ormai irrimediabile a questo fenomeno, ce n'è uno in particolare, Georg Gerland, che ha scritto un bellissimo testo che si chiama Das Aussterben der Naturvölker, quindi proprio la morte dei popoli di natura, insisterà come Ratzel sull'importanza dello shock culturale. Qui è abbastanza evidente. Saranno anche stati sani, ben nutriti e liberi dal lavoro dei campi, ma guardate come li avevano conciati in qualche maniera. Si continua a vedere, no, l'azione culturale imposta su queste persone. La crisi demografica ha certo, ovviamente, in primis delle ragioni materiali, se non li avessero decimati sarebbero ancora qui probabilmente, ma ben più gravi sono le conseguenze culturali dello scontro ineguale tra popoli. Depressione, alcolismo sono solo alcune delle conseguenze che ancora oggi riconosciamo in quelle popolazioni che hanno perso in maniera repentina e traumatica i loro riferimenti culturali e che sono state soggette ad un processo di acculturazione forzata ed innaturale. Non vorrei però terminare su questa nota decisamente dolente, ma ci tenevo a segnalarvi come già oltre un secolo fa i danni del colonialismo non erano solo più che evidenti e dibattuti, ma in particolare come la cultura sia ancora una volta riconosciuta come uno dei fattori centrali nella vita di ogni popolo. Quindi si potrebbe dire che non di solo pane vive l'uomo, lo avevano già capito a quell'epoca. Una popolazione può sopravvivere a una guerra, può migrare e trovare nuovi spazi, può adattarsi al cambiamento climatico, ma se si recide troppo presto e troppo a fondo la sua radice culturale, beh, allora abbiamo buone chance di vederla scomparire rapidamente dalla faccia della terra. Per tornare agli ultimi positivi propositi di questo umanesimo geografico che vi avevo promesso e che sta finendo purtroppo un poco male, riprendiamo una citazione di Ratzel: abbiamo visto come la terra non offra nessun ostacolo assoluto alla migrazione dei popoli e arriviamo con questa alla conclusione che molto verosimilmente nessun singolo popolo della terra sia rimasto sul suolo dal quale proviene e che dunque ogni popolo insediato oggi vi sia in realtà emigrato in passato. Ora, questa concezione ci permette di fare piazza pulita di una serie di falsi miti. Uno di questi è quello dell'autoctonia, cioè il fatto che un popolo abbia un diritto sovrano, ancestrale, a una terra. Può essere certo letto in maniera opportunistica: il colonizzatore che arriva e ruba il territorio alla popolazione precedente ha lo stesso diritto di quella popolazione di installarcisi, su questo non ci piove. Ma se spostiamo la lancetta di solamente un ventennio più tardi, ecco che anche le pretese dei nazionalisti, che erano invece molto chiare all'epoca di Ratzel, vengono a cadere. Non c'è nessun diritto ancestrale dei germani al loro suolo, loro sono emigrati come chiunque altro nel territorio dove si trovano. Una cosa del genere, ad esempio, Cossinna non l'aveva
non l'aveva capita molto bene. Corsina era un studioso di preistoria, archeologo, che si era molto nutrito delle teorie di Ratzel e che poi arriva a delle conclusioni completamente aberranti, sostenendo che i resti delle popolazioni neolitiche che aveva ritrovato in Germania fossero etnicamente affini a quelle che ci si trovano oggi, quando nei migliaia di anni che erano trascorsi hai voglia i cambi di popolazione che potevano esserci stati. Frobenius certe volte amava divertirsi e diceva: non mi stupirebbe se i greci più antichi fossero stati neri, perché no, ancora prima dell'Atena nera, questo bellissimo libro, lui sosteneva: i cambi di popolazione sono talmente tanti che non mi stupirebbe che all'origine delle popolazioni europee ci fossero persone di colore. Ora, un altro di questi concetti che viene subito fatto cadere è quello di purezza etnica. Da quando infatti l'uomo ha calcato la superficie della Terra, da allora ha cominciato a spostarsi, spostandosi è entrato in contatto con altri uomini e si è mescolato. Il mondo è popolato di meticci, secondo Ratzel. L'Europa, in particolare, è un calderone di incroci e di scambi di popolazioni. Non serviva attendere i risultati del DNA che ce lo dicono, la logica semplicemente, diceva Ratzel, che come una è l'umanità, una è la terra che ha attraversato, uno sarà il risultato finale che avremo. In generale l'umanità quale si presenta ai nostri occhi oggi sembra meno influenzata dalla differenziazione che dalla mescolanza. E delle differenze razziali importanti che forse sono esistite un tempo e corrispondevano alla distinzione dei continenti, al giorno d'oggi non esiste più. Potrebbe sembrare decisamente forzato un'affermazione di questo genere, ma se si comprende forse meglio se consideriamo che per l'antropologia culturale ciò che noi definiamo come razza, cioè gli elementi inclusi nel concetto di razza, una limitata e particolare congerie di elementi morfologici, colore della pelle, tipologia di capelli e tutto il resto, era irrilevante nell'economia della geografia antropica. Purtroppo è ancora rilevante oggi, ma nell'ottica di Ratzel e Bastian il concetto di razza era inadatto a spiegare la complessità che essi vedevano di fronte a loro. Era irrilevante dal punto di vista delle unioni fisiche, perché non è un impedimento al fatto che ci sia una mescolanza fisica tra i popoli, non era rilevante dal punto di vista degli scambi culturali che possono invece essere liberamente portati avanti all'interno sulla superficie terrestre. Quindi tra le varie cose che non troveremo o che troveremo decisamente in maniera minore rispetto agli antropologi francesi o inglesi, figuriamoci americani del periodo, è questa latenza del concetto di razza che era stato scartato, ci sono anche dei bellissimi articoli su questo, come irrilevante e non pregnante dal punto di vista del discorso storico-culturale. Ora, se la mobilità ha costituito dall'inizio dell'evoluzione umana la caratteristica fondamentale della nostra specie, questo vuol dire che i contatti, gli scambi, il mescolamento delle masse umane è iniziato già dalla preistoria. Gli ostacoli fisici non sono tali. Lo possono essere stati per un certo periodo, perché questa grande migrazione che è partita da qualche parte a un certo punto ha separato grandi masse di popolazione che quindi si sono sviluppate in maniera più o meno autonoma. Ma secondo Ratzel il destino è molto prossimo dell'umanità era una ricombinazione, una riunificazione di tutte quante le masse umane e di tutte quante le culture. Sotto molti punti di vista Ratzel è anche uno dei pionieri della globalizzazione in qualche modo, e questo è forse uno degli aspetti anche più ottimistici, se vogliamo, o più umanisti, come li ho definiti, della sua antropogeografia e della sua filosofia. Ho preso veramente troppo tempo e vi ringrazio della pazienza. Grazie, non soltanto per la parte di oggi, ma per tutto il seminario. Possiamo tornare un attimo a quelle immagini sui Trachten di Frobenius. Sì. Questo mi sembra molto interessante.
perché soprattutto il secondo e il terzo, perché ricalca più o meno i quattro gruppi linguistici, perché se benché Africa è il continente, uno dei continenti più ricchi, diciamo, dal punto di vista linguistico, ma tradizionalmente vengono raggruppati in questi quattro gruppi. Vediamo molto bene qua le lingue Khoisan, le lingue Bantu, le lingue cosiddette del Sudan, come le avevano detto, e poi la parte amito-semitica, no? Qua. Uh-huh. Poiché questo fa riferimento a Frobenius, è veramente impressionante che ha esplorato quasi tutte le parti dell'Africa, ma interessantemente non la parte orientale, proprio lì dove i tedeschi avevano la colonia più grande, cioè quello che prima chiamato Tanzania? Sì, allora il Sudan, che invece oggi è qua, loro lo chiamavano. Sì, all'epoca, parte, all'epoca sì, lo chiamavano, sì, tutta la fascia, esatto, diciamo. Lusa. Va bene, comunque lui è sicuramente un. Se parliamo oggi di Frobenius, no? Uno che ha come formazione filosofia nel senso stretto, no? Che molti di voi, diciamo, sono partner della filosofia, no? Della filosofia come formazione principale, ha in un certo senso un orrore davanti alla massa di dati singoli. Prendiamo una disciplina classica dell'antropologia, dell'etnologia, cioè l'ergologia. Ergologia si occupa degli strumenti, no? C'è una lezione che devono passare tutti gli studenti di antropologia, ergologia, cioè archi e frecci in tutto il mondo, studiare di utilità, cioè uno che ha studiato filosofia ha un orrore di fronte a queste cose, ma questa massa dei dati, ma che ci possono dire? Oppure sentire poi tutte queste teorie, viene a un grande scetticismo, ma a che senso ha tutto questo qua? E mi pare che proprio Frobenius può essere un buon esempio, perché vale la pena di studiare queste cose qua. Lui stesso ha preso le distanze dalle sue prime teorie, però quello che rimane da lui è proprio la raccolta storica di documenti, di testimonianze delle tradizioni orali, tutto ciò che oggi non è più reperibile, cioè lo dobbiamo a lui, ma gli stessi africani lo debbono a lui, che oggi possono ricorrere a cose che poi si sono perse. Ed è, nella lezione di oggi lo è stato espresso con un concetto chiave di Ratzel, geschichtliche Tiefe, profondità storica. Questo è il tentativo in tutto ciò. Magari erano tentativi falliti, ma il tentativo è sempre quello che di cercare per quanto possibile una ricostruzione storica. Antropologia, filosofia, geografia, tutto ciò non è pensabile senza la dimensione storica, e in questo ci distinguiamo in Europa o nell'Occidente, sì, 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 nel senso lato, da altre tradizioni che non hanno questa sensibilità per la dimensione storica. Cioè, per quanto possiamo fallire, ma penso che questo è, diciamo, noi stessi non possiamo uscire dalla nostra pelle, non possiamo avvicinarsi a questi temi senza cercare almeno di pensare sempre anche la dimensione storica. Proprio per questo ringrazio molto per questa lezione. Però adesso diamo a voi la possibilità di intervenire, e vi prego come sempre di venire qua al microfono. Se posso nel frattempo rispondo anche
alle volte si dice che l'antropologia è la scienza del presente, ma il presente appunto è gravido del passato che lo ha reso tale, e quando si parla ad esempio di crisi dell'antropologia, di questa antropologia che abbiamo studiato, di questo tipo di ricerca presso popoli che sono rimasti isolati, che hanno sviluppato delle culture autonome, oggigiorno ovviamente nell'epoca della globalizzazione è veramente molto difficile di ritrovare le fonti originarie di una cultura che sia rimasta isolata e si sia sviluppata tranquillamente. Quindi l'antropologia si trasforma quasi in sociologia, diventa uno studio di dinamiche molto particolari, molto locali, molto miste di popolazioni che appunto sono già in contatto con il grande flusso continuo della cultura, ed è questo veramente il grande apporto della tradizione tedesca, che è fondamentalmente storica. Su questo è probabilmente il più grande dono che ci ha fatto la cultura tedesca alle nostre discipline attuali, ricordarci che noi siamo fatti di storia, e che la storia ci permette anche di comprendere le dinamiche del presente, perché il presente dura quanto dura, è già storia il giorno dopo. Prego. Allora, io avrei una domanda su, diciamo, i soggetti, e che poi sono anche gli oggetti di cui abbiamo parlato oggi, cioè mi sembra appunto, no, abbiamo parlato della cultura e dei popoli, in un nesso direi essenziale insomma tra loro, però allo stesso tempo, no, abbiamo visto appunto che per questi studiosi la cultura, il popolo non è un elemento naturale, non è legato a una terra, quindi anche a una nazione, e abbiamo anche visto, no, ci ha fatto vedere, ho trovato molto interessante tutte queste cartine e anche ci ha raccontato insomma le diverse classificazioni dei differenti dati. Ad esempio, non so, immagino insomma appunto il tipo di frecce utilizzate, oppure i vasi. Ecco, come poi allora si pensavano effettivamente, a partire da questa differenza, da questa molteplicità empirica, da questa concezione non naturalistica, delle unità discrete? Cioè appunto come si identificavano poi effettivamente i popoli e le culture in questo disciplina, insomma. Beh, bella domanda, anche perché tocca uno dei punti che ho lasciato scoperto in questi 3 giorni, quando vi avevo mostrato il grafico, no? Chi, dove, quando e come. Vi ho detto che questo chi è complesso. Noi ci siamo librati un po' in aria, quindi io ho potuto parlarvi di umanità nelle sue diverse configurazioni locali, storiche, geografiche, ma effettivamente c'è un problema di definizione di qual è l'oggetto principe, il portatore di cultura che viene studiato da queste tradizioni. Anche per questo dicevo che probabilmente il cambio di terminologia da folks o völker a antropologia in maniera più generica può essere anche dovuto a rendersi conto che questo termine di popolo era decisamente troppo connotato, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e le riflessioni sul nazionalismo che l'avevano resa estremamente connotata. Come rispondere? Ritengo che a parte quello che ho detto sul fatto che ovviamente tutto questo tipo di ricerche neutralizzava in qualche maniera ogni forma di radicalizzazione, di pietrificazione di una particolare realtà culturale, come se fosse appunto granitica, stabile attraverso i secoli. Si potrebbe quasi dire che il termine di popolo, che viene spesso utilizzato, più probabilmente, molto più spesso al plurale, e questo è già un modo per diluire un po' la difficoltà, era utilizzato come una sorta di strumento di lavoro, come una sorta di categoria temporanea che può essere applicata a una particolare configurazione che ha una certa coerenza. Ma ci sono analisi veramente estremamente interessanti, soprattutto svolte in Europa da questi studiosi, che mostrano ad esempio come paradossalmente se uno
passasse un anno della sua vita in un villaggio e poi un anno nel villaggio a 5 chilometri e poi un anno nel villaggio a 5 chilometri e così e così e così e così, potrebbe attraversare praticamente tutta l'Europa senza accorgersi mai di aver cambiato lingua. Perché la vicinanza tra i popoli è tale e la permeabilità è tale che quando si inizia a parlare delle piccole distanze, i piccoli, quelle piccole, piccolissime varianti dialettali che possono intervenire da un paese all'altro, man mano che ci si avvicina anche a un confine politico come quelli che conosciamo in Europa, che sono concreti, che sono stabili da molto tempo, ecco, queste differenze che ci appaiono macroscopiche si perdono in qualche modo in una sorta di appunto di si sciolgono come il ghiaccio al sole. Non so se ho risposto con molta precisione. C'è Bastian che appunto utilizza, vi avevo detto, una terminologia che prende in prestito dalla chimica. Quindi lui è forse quello più astratto tra tutti questi studiosi. Quando vuole parlare dell'uomo in quanto tale, in senso fisico e spirituale, parla di tipo antropologico. Quando vuole parlare di uomo situato all'interno di configurazioni storiche, parla di tipo etnico e dice e specifica che è una descrizione temporanea, specifica, e che quindi questo tipo etnico è una produzione culturale che quindi non può essere trattata alla stessa stregua delle caratteristiche invece quelle universali dell'uomo stesso. Quindi considerare, perché escludere i popoli come li consideriamo noi oggi da una trattazione antropologica o antropogeografica? Non possiamo, perché essi stessi sono un prodotto della storia e della cultura. E poi appunto è difficile trovare una mediazione che sia soddisfacente, perché contemporaneamente a queste raffinatissime analisi troviamo ancora qualcuno come Görres che scriveva: i francesi sono liberi come gli spiriti, come gli uccelli che volano nell'aria, amano il gioco e la leggerezza, i tedeschi hanno uno spirito concreto e pesante. Nietzsche farà un utilizzo spropositato di questi luoghi comuni che in qualche modo ecco, un antropologo serio dovrebbe lasciare da parte. Grazie. Grazie a lei. Prego. Allora, durante l'esposizione lei ha utilizzato più volte il termine survivals, uh-huh. E quindi il mio pensiero è corso al ramo d'oro di Frieser. Esatto. Quindi mi chiedevo se questi autori, quindi Ratzel, Frobenius, visto che sono coevi, grosso modo, a Frieser, si sono ispirati a lui, si sono confrontati con lui, visto che c'è questa assonanza concettuale, oppure è un mero caso? Sì, allora probabilmente l'apporto di Frieser, soprattutto nella prima metà della seconda metà dell'Ottocento, non è particolarmente determinante, e alla fine dell'Ottocento c'erano anche altri riferimenti, però sì, Frieser è tra i riferimenti possibili, c'è anche Barnett Taylor tra gli inglesi che venivano letti, che venivano studiati, però effettivamente c'è una certa distanza di approccio molto forte tra i due. Comunque Frieser è stato ad esempio molto più letto paradossalmente in Germania, poi magari potrà dirvi meglio il professore, dagli storici delle religioni. Sì. Ha avuto da quel punto di vista un successo straordinario e anche determinato in qualche modo la nascita di questa disciplina, che non era ancora una disciplina patentiera. Un po' più tardi, sì. Esatto. Okay.
Quindi diciamo ha cominciato a diffondersi anche in Germania, però non proprio da questi autori, diciamo in maniera più marginale. Mettiamola così, cioè, appunto ragioniamo in termini antropogeografici, c'era già una tradizione in Germania, c'era già una tradizione molto forte e quindi questo meraviglioso fenomeno Fraser ha avuto meno impatto in Germania di quanto non l'abbia avuto in altri. Perché erano già preparati, abituati a rapportarsi. Anche solamente dal punto di vista della mitologia. Si faceva da più di un secolo con dei metodi molto specifici in Germania, quindi non c'era particolare bisogno di andare a prendere in prestito quel tipo di approccio di Fraser. Però Fraser è stato anche lui un fenomeno editoriale di ampio raggio e poi dopo è stato letto, soprattutto nella sua riduzione, anche è stato tradotto in Germania, riduzione certamente, come in tutte le lingue più o meno del mondo. Poi c'era l'ampia, cioè, tutto il primo Novecento, no? Sì. C'era l'esplosione, poi lei avrà pensato soprattutto a Freud e il confronto con dopo veniva un ampio diciamo confronto con lui, questo è chiaro, però su questi antropologi Darwin è spati acqua, no? Naturalmente che nessuno poteva più tornare dietro, no? Dopo Darwin questo è. Comunque si giurava su Darwin anche in Germania, che se ne dica, è considerato appunto il nuovo Copernico. Prego. Più che una vera e propria domanda, giusto qualche considerazione, oltre che ringraziarla nuovamente, questo è stato l'ultimo incontro di una serie di seminari a cui noi abbiamo partecipato in questi mesi e appunto soprattutto in questi ultimi due giorni ci siamo soffermati sull'antropologia, siamo partiti dall'antropologia in due filosofi fondamentali della Germania dal 700 e 800, appunto Kant ed Hegel, e la considerazione principale che era stata fatta riguardava proprio quasi la stranezza di questa comparsa improvvisa dell'antropologia, in particolare Luca Corti aveva messo in luce che la parola antropologia sembra comparire di punto in bianco in Hegel, e penso che alla luce di queste sue lezioni riusciamo anche a contestualizzare i filosofi nel loro tempo e capire il motivo per cui sembra quasi, da un punto di vista, strano che compaia l'antropologia, dall'altro quasi un approdo naturale, possiamo dire. A me ha colpito quello che ha detto, che la geografia a un certo punto non può non essere antropologia. Quindi forse questo è anche il segno di una presa di consapevolezza di ciò che è l'uomo anche in relazione al contesto in cui vive, all'ambiente, diceva pure, non è un rapporto unilaterale. Quindi penso anche sia importante rendersi conto di come questi filosofi hanno operato all'interno del loro periodo storico. E poi diceva che a un certo punto, cioè alla fine dell'Ottocento, ogni disciplina si cerca di incasellare una disciplina, di scoprire quali sono gli strumenti adatti. Quindi mi sembra rilevante notare come sembra che quasi l'antropologia acquisti uno statuto di un certo tipo. Poi c'è da dire che Kant ha iniziato a fare le sue Vorlesungen di antropologia già dal 1772, l'abbiamo visto, quindi poi nel 1798 decide però di pubblicarla, decide di pubblicare un'opera, l'antropologia dal punto di vista pragmatico, e forse questo è anche sintomo di questo studio, di questa consapevolezza che si ha relativamente non soltanto meramente a uno studio geografico. E anche per questo Kant criticava un po' i viaggiatori che semplicemente volevano raccogliere ciò che avevano visto durante le loro esplorazioni e dire: ma questa non è propriamente antropologia. Quindi sembra quasi che l'antropologia è un po' un'evoluzione anche di uno studio geografico che prende la consapevolezza di un'interazione continua e reciproca tra uomo e ambiente. Kant non era mai uscito da Königsberg, ma non ne aveva bisogno. Però già uno come Herder si dedicò a una sorta di
prototentativo di ricerca etnografica, quando venne mandato a insegnare praticamente in quella piccola enclave quasi al centro dell'impero russo, e prese ad esempio a prendere nota dei racconti popolari che poteva incontrare lì, figure come appunto i fratelli Grimm, che sono arrivati di lì a poco, il secondo romanticismo, il romanticismo di Heidelberg, hanno fatto tesoro sia della sistematicità e delle strutture di un Kant, che appunto di questo grande privilegio che avevano di avere un gigantesco campo inesplorato che era grande come tutto il mondo. Sì. Quindi secondo me le due cose si coniugano perfettamente. E poi appunto lo dicevamo stamattina o ieri, non ricordo più, siamo tutti ancora intrinsecamente kantiani, non siamo ancora usciti da questo quadro epistemico che ci ha dato Kant. Lui stesso è stato determinante per tutte queste discipline, anche nella filologia classica praticamente si cercava di applicare le strutture kantiane all'ordinamento della disciplina e al giusto metodo della conduzione della disciplina. Sì, c'è veramente un'evoluzione molto ricca e molto coerente, io trovo, e quindi la ringrazio di averlo ricordato. A lei, grazie. Chi vuole intervenire? Se siete stanchi vi capisco, io sono sfinita. È un tema che naturalmente torna quando filosofi si confrontano con l'antropologia, di chiedersi ma che cosa è l'antropologia e come lavora l'antropologia, e di occuparsi poi dell'epistemologia, delle scienze sociali e culturali. E non a caso proprio negli ultimi 20 anni erano questi i temi quando c'era il confronto tra filosofia e antropologia. Per esempio, quando si è cercato di capire che cosa l'antropologia urbana, urban anthropology, per dirlo, perché veniva sempre portato nel titolo inglese, perché è così, perché proprio quest'ultima parte, quest'ultimo sviluppo dell'antropologia, perché lì gli antropologi stessi si scontrano con gli sociologi, perché urban anthropology viene praticata nei nostri centri urbani occidentali, non più nelle selve dell'America Latina, e allora i sociologi dicono ma questo è il nostro campo, ma certo, voi che fate qui, ma fate le stesse cose, oppure studiosi delle scienze politiche o economisti, ma questo è il nostro campo, ma che cosa aggiungete? E per questo motivo noi abbiamo organizzato un convegno proprio per confrontarci con antropologi, è uscito pure un volume nella rivista Diogène che si occupa Posizionamento dell'antropologia urbaine francese, che è stata fatta all'Università Fribourg, e il risultato è quello che gli antropologi non hanno preso fino in fondo consapevolezza veramente di questi problemi epistemologici. Quindi i filosofi si devono occupare di questi problemi, devono sfidare, magari sono digiuni di conoscenze su questi artefatti, ma hanno gli strumenti critici per domandare. Quindi voi servite in questo dibattito, voi dovete sfidare gli antropologi e chiedere, che magari poi trovate dei grandi antropologi, come era grande Ugo Fabietti, certo, come è tuttora grande Remotti, e come grande André, quindi Gingrich, André Gingrich. E anzi, se volete, perché oggi, questi giorni abbiamo avuto una lezione molto intensa su un capitolo della storia dell'antropologia in Germania, penso che raramente uno si è soffermato così tanto su Ratzel, ma se volete
metterlo in un quadro più comprensibile, vedere dove sta questo capitolo nella storia dell'antropologia. Io raccomando sempre la storia dell'antropologia di Ugo Fabietti, che dà veramente una buona introduzione nell'antropologia, che si vuole avvicinare e che magari dà anche un po' una risposta a questa domanda, ma che è il rapporto tra filosofia e antropologia, ma che cosa questa antropologia, è veramente una scienza o no? E penso che la lezione di oggi è stato anche un buon tentativo di approfondire questa domanda. Grazie. Allora, grazie. Grazie davvero. Allora chiudiamo qui. Grazie mille. E speriamo di poter continuare di riflettere sì. Sulle sue ricerche. Volentieri. Grazie.